Per il centro sociale di Lugano si avvicina l'ennesima scadenza. Cesserà infatti a fine mese l'accordo trovato a suo tempo con le autorità comunali che permetteva agli autogestiti di occupare provvisoriamente gli spazi dell'ex macello. Un articolo di quella convenzione sottolinea che i molinari hanno diritto a restare dove si trovano finché non sarà trovata una sede definitiva. Ma sarà veramente così? Loro temono di no ed è per questo che oggi si è fatto avanti il gruppo di sostegno al Molino. Non si tratta di autogestiti ma di esponenti del mondo culturale e politico ticinese. Circa 50 persone hanno aderito all'appello. Figurano tra gli altri i nomi dei due consiglieri nazionali socialisti Fabio Pedrina e Franco Cavalli. Un appello allargato dunque per una causa che vuole essere di valenza nazionale, se non europea, comunque non solo cantonale. Sì, se la città di Lugano, che vuol diventare una grande città europea, deve risolvere anche questo problema, cioè è una realtà che esiste in tutte le grandi città e anche Lugano deve avere il suo centro socioculturale. Giorgio Canonica, anche la sua firma dunque in questo gruppo di sostegno? Certo, io da decenni ritengo che l'autogestione è il modello di organizzazione per tutta la società, secondo me. No? Io sono uscito dal Partito Socialista 20 anni fa perché era troppo burocratico e troppo statalista. Io sono per l'autogestione e non solo in una struttura come il Mulino, che ritengo che sia solo un modello per andare più in là, ma la ritengo una cosa che si può fare negli uffici, nelle fabbriche, nelle scuole, dappertutto, nello Stato anche. No? In poche parole, secondo il gruppo di sostegno, si tratta di valorizzare la critica e la possibilità di esprimersi liberamente. Loro continuano con una grande forza di volontà proprio perché propongono un tipo di società differente, la società della solidarietà, e di conseguenza di qui sono passati, di qui negli altri 200, più di 200.000 persone, hanno fatto 3.000 tra teatri e spettacoli vari, hanno distribuito 65.000 pasti popolari a prezzi proprio stracciati a persone che vengono emarginate perché il resto della società non le vuole vedere, e loro si prendono a carico queste persone proprio a dimostrazione della loro volontà di fare solidarietà reale, non a parole. E invece l'idea che così esce da tutti i rapporti, da tutte le prese di posizione dei politici, è che sì, si preoccupano anche dei più deboli, degli emarginati, ma poi nel concreto fanno ben poco.